Buongiorno a tutti e benvenuti al regionale TG del Friuli Venezia Giulia. Eccoci qua, bentornati. Peccato che ieri non ce l'ho fatta per motivi di casa, eccetera. Ma oggi torniamo sempre al solito mancabile TG regionale e il meteo del Friuli Venezia Giulia. Ci sono novità nella nostra regione Friuli Venezia Giulia, infatti andiamo subito a informarvi di quello che è successo. Sono state un po' di cose un po' strane, ma anche belle. Però cominciamo subito con la prima notizia di Udine. Alla guida senza cinture di sicurezza, la Polstrada fa 35 multe in una settimana. A Lignano, Giuseppe, il nonno che in vacanza si sveglia all'alba e per raccogliere i rifiuti di strada. Altra notizia ancora di Lignano, Elettra Lamborghini, influencer del cuore, potrei innamorarmi di chi mi fa ridere. L'imposta proprio dai mari ai monti, ecco quali sono i comuni più ricchi con la tassa di soggiorno. In Via del Bon, auto in fiamme, nella notte l'incendio domato dai vigili del fuoco. A Udine, raffica di multe allo stadio prima della partita. Gli automobilisti si ribellano. Sfruttate il calcio per fare cassa. È successo, posso dire la verità, ero presente alla partita e ho dovuto parcheggiare in un posto molto al di là dello stadio, ma non mi sono lamentato. Però i posti erano molto pieni. Poi lo stadio, il posto dello stadio erano esaurito, sold out lo stadio, però i posti non si può lamentarsi che le macchine se non ci stanno, non ci stanno. Però anche per fare cassa non è proprio bello, cara polizia. Vedete un po' voi. Il focus, il Friuli è una terra promessa. Quasi il 12% delle aziende è in mano agli stranieri. A Sedegnano maneggia la smegliatrice e si ferisce. In ospedale un operaio di 21 anni. Al Dandolo, deposito di foraggio a fiamme. Distrutte ben dalle fiamme decine di rotopalle. Andiamo a vedere altre notizie, in particolare quella sulla caso verme di fuoco punge bagnante a Sebenico, paura tra i turisti in spiaggia. A Udine scontro tra auto e motorino, ferita una donna di 78 anni. Grado, violenza sessuale in spiaggia, ventenne palpeggia una ragazzina, denunciato. La curiosità, cercavano orate e pescano un piccolo squalo al largo di Lignano. Stato subito liberato. Telefonia cellulare. Entro il 2026 arriva in Friuli il 5G, ma i comitati non ci stanno e si rimobilitano per contro la tecnologia. A Pordenone. Nella notte nuovi incendi ancora sui dei cassonetti. Sicuramente c'è qualcuno che sta facendo danni non buoni e spero che lo pigliano perché la cosa non è buona e maleducazione anche. Udine, cavi al parco senza guinzaglio, fioccano le multe ai proprietari. Ancora a Cividale c'è stato il palio di San Donato, va a Borgo San Pietro anche edizione di record. L'industria, ritorno delle ferie con cassa integrazione per i dipendenti Savio. A Udine ancora clandestino vuole nascondersi dalla polizia e si getta nella roggia in mutande. Vabbè. Aggressione, docente massacrato di botta a Bologna. È arrestato un gloshar che ha colpito anche in Friuli. Investimento,
Autovie rinnova 16 aree di servizio più telecamere in autostrada. Andiamo a Udine. Andiamo proprio a vedere. Arrivano le linee nuove degli autobus 1A e 1B, ma mancano i passeggeri. L'istituzione per evitare disagi a causa dei cantieri in via Mercato Vecchio e Aquileia non piacciono agli utenti e non solo. Infatti, guardando l'immagine, non è proprio un granché. Cronaca, ritrovate le vacche evase, scappate a 15 km dalla stalla. Mazza, quanti chilometri hanno fatto? Un agricoltore ha trovato escrementi e impronte di un campo di mais che, dopo aver letto il nostro articolo, ha detto che si trattasse di animali scappati domenica da Porpeto. Infortuni a Sappada, due escursionisti con sospetta frattura della caviglia. Il soccorso alpino e speleologico sono intervenuti 2 volte ieri per soccorrere 2 persone infortunandosi agli arti inferiori. Andiamo a vedere altra notizia, in particolare quella in centro a Udine, scusate. Chiusura del bar Lume in centro a Udine. Il titolare sta dicendo: stiamo pensando di abbandonare il centro perché, a quanto pare, per sola canti che cioè musica normale, a quanto pare in centro Udine sembra un dormitorio, perché tanti si lamentano che siamo un casa di riposo, perché solo per una festa in centro Udine che succede solo d'estate si lamentano anche per quella, e non è proprio buono. Cronaca ancora, sciame d'api sotto lo sdraio in spiaggia, paura e curiosità a grado. Il fatto si è verificato ieri, primo pomeriggio, da alcuni villeggianti che hanno notato le sciame sotto un lettino. Altra notizia in particolare non ce ne sono, allora andiamo a vedere il meteo. Andiamo a vedere il meteo, che è molto interessante perché si presume forse un cambiamento in settimana, ma vediamo un po'. Andiamo a vedere intanto la situazione generale. La situazione generale per mercoledì: una depressione interesserà le regioni occidentali italiane, mentre sull'altra regione sarà stabile per l'afflusso d'aria più calda da sud e alta quota, ma vedremo novità. Andiamo a vedere il tempo per martedì 27 agosto. Andiamo subito a vedere. Sulla pianura e costa cielo sereno, poco nuvoloso. Sulla zona montana, poco nuvoloso al mattino. Variabile dal pomeriggio con la possibilità di qualche rovescio o breve temporale. Più bassa la possibilità di in pianura. Sulla costa dal mattino, sfavorevole. In giornata, brezza. Temperatura ancora oltre la norma nel periodo. Andiamo a vedere il tempo per mercoledì 28 agosto, che è possibile caldo con cielo in genere poco nuvoloso per velature d'alta quota, specie dal pomeriggio, mentre al mattino dovrebbe prevalere il sereno. Venti di brezza sulla costa. Le temperature in pianura si prevedranno minime da 18 a 20 gradi, le massime da 32 a 34 gradi. In costa minime da 23 a 25 gradi, le massime intorno ai 19, 29 e 32 gradi. In millimetri 20 gradi, in millimetri 14 gradi la media. Ne avrete tempo per dopodomani, giovedì 29 agosto, ultimo giorno di agosto. Giovedì in genere sereno o poco nuvoloso, superiore costa, sui monti variabile, e con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale al pomeriggio. Temperature ancora oltre la norma del periodo e caldo piuttosto afoso in pianura dal pomeriggio. Le temperature in pianura si prevedranno minime da 20-22 gradi, le massime intorno ai 32-34 gradi. In costa minime da 23-26 gradi, le massime intorno ai 29-32 gradi. In millimetri 21 gradi, 2,14 gradi la media. Andiamo a vedere il tempo per venerdì 30 agosto. Si presume un cambiamento, cioè superiore costa, prevalenza di cielo da poco nuvoloso sui monti, bel tempo al mattino, mentre dal pomeriggio
sarà probabile qualche locale rovescio o temporale, possibile isolato dalla costa, anche sulle zone, alcune zone della regione, farà ancora molto caldo nel periodo, ma sulla costa farà borino. Vedremo che cosa succederà. Sono previsioni incerte, però l'attendibilità è del 70%, può essere che sia questo tempo. Le temperature in pianura si prevedono da minime da 20 a 22 gradi in pianura e in costa, circolate le massime intanto da 2 a 34 gradi. In costa minime da 23 a 26 gradi, le massime in 30 a 32 gradi. In 1000 metri 19 gradi, 2 metri 13 gradi la media. Infine la tendenza anche per sabato 31 agosto, l'ultimo giorno del mese, superiore costa, presenza di sereno poco nuvoloso, sui monti bel tempo. Da mattino, mentre nel pomeriggio, se è possibile, qualche temporale, però ancora piuttosto molto caldo per il periodo, ma specie per ora è di pomeriggio. Minime alte sulla costa. Le temperature si prevedono da minime da 20 a 22 gradi, le massime da 32 a 34 gradi. In costa minime da 23 a 26, a 30, scusate, 26 gradi, le massime da 30 a 32 gradi. 1000 metri. 18 gradi, 2 metri, 12 gradi la media. Dovete capire che il giorno delle tendenze sono sempre delle previsioni del 60%, non sono del tutto sicure. Bisogna sempre costruire, vedere le previsioni il giorno dopo per vedere se sono sicure anche quelle e anche consultate sempre le app. Per vedere il meteo, ormai ci sono tante applicazioni o su internet o sul anche giornale normale o sentite assolutamente il TG regionale nostro del 1° di giugno. Io vi ringrazio per l'ascolto e che dirvi buona giornata a tutti voi. Ci sentiamo domani quasi alla stessa ora. Ciao a tutti e mandi mandi.